benissimo, e il campionato è lunghissimo, quindi non ci dobbiamo prendere da una fretta di dover recuperare, come ho detto la scorsa settimana, prima di Cesena, per forza il prima possibile i punti che abbiamo di scarto, diciamo, dalla prima incastrata che sono in Cittadella. Lavoriamo, continuiamo a lavorare come stiamo facendo, ogni partita dobbiamo fare dei passi in avanti. E per noi, per migliorarci come squadra, perché il campionato è lunghissimo, ho avuto risposte importantissime in questo turno infrasettimanale, perché hanno giocato giocatori che avevano, qualcuno non ha mai giocato e qualcuno ha giocato pochissimo, ha avuto risposte molto, molto importanti, quindi questo, al di là del risultato, è stato un fattore molto, molto importante. Quindi, ma pensiamo a noi, pensiamo ad affrontare una partita alla volta e pensiamo a cercare di riprenderci quei punti che abbiamo lasciato, secondo me, nella partita con la Ternana, di riprenderci domani con il Benevento, con la squadra che fino ad ora non ha mai perso, e che gioca bene, che ha delle ottime individualità, che vive l'entusiasmo della promozione, e che ha un ottimo allenatore, quindi una squadra che rispettiamo come rispetteremo sempre tutte quante, ma che va affrontata con quella determinazione, quella voglia che ho visto nelle ultime partite. Con la metà penso che la differenza tra la Lega Pro, la C e la B è poca tra la B e la A, nel senso che il Cittadella ha mantenuto l'organico, ha rinforzato con elementi di categoria e partono secondo me avvantaggiati, al di là del campionato ottimo che hanno fatto e l'entusiasmo che hanno nella promossa, e cambiando poco, mantenendo lo stesso allenatore, secondo me sei pronto da subito, poi dopo dipende, bisogna vedere se continuano, ma non parlo della Cittadella proprio in generale, perché molte volte succede che all'inizio del campionato le squadre proprio non se vanno a fare i punti nelle prime giornate, perché si conoscono a memoria e sono avvantaggiate rispetto a quelle squadre come il Bari, che hanno magari cambiato allenatore e cambiato 14, quindi conta l'organizzazione, è quello che sto cercando io di trasmettere ai ragazzi l'organizzazione di gioco, vedo dei passi in avanti, vedo una squadra in campo organizzata, vedo una squadra che rischia poco, vedo una squadra che si aiuta, vedo una squadra che fino all'ultimo cerca la vittoria, come abbiamo fatto a Vicenza ma non ci siamo riusciti, come abbiamo fatto a Perugia ma ci siamo riusciti, come l'abbiamo fatto con Cesena, perché su 1-1 abbiamo ricominciato a giocare per vincere la partita, quindi sono situazioni che vedo positive, e facendo un passetto indietro, nella gara quaternana abbiamo fatto come squadra, secondo me, un'ottima partita. Non ho fatto rivedere le immagini alla squadra, uno perché dovevamo subito pensare alla gara col Benevento, e due perché ho trovato difficoltà a fargli vedere errori di squadra, errori di posizioni, errori sui concetti su cui lavoriamo, perché abbiamo rischiato poco, quindi l'aspetto difensivo, non solo parlo di difensore, l'abbiamo fatto alla perfezione. Ci è mancato il gol, ci è mancato la campata finale, ci è mancata forse un pizzico di convinzione in quei due dei contropiedi che abbiamo fatto nel primo tempo, ma fosse durata secondo me qualche minuto in più la partita, molto probabilmente la portavamo a casa, perché negli ultimi poi 10 minuti abbiamo veramente schiacciato, un quarto d'ora schiacciato la Ternana nella metà campo, e normale quando schiaccia l'avversario nella propria metà campo e non trovi la via del gol, molte volte lo può risolvere una palla inattiva, cosa che dobbiamo fare meglio, e ho un tiro da fuori, cosa che ci sta mancando, perché dobbiamo lasciare di più da fuori aria, perché non sempre può entrare palla al piede come quando magari riesce ad andare in vantaggio e quindi la squadra avversaria si apre un pochettino, lì diventa più. Ma insomma, Gaetano è partito bene con la partita di Coppa Italia, ha fatto una buona partita a Palermo e non ha fatto benissimo con la Cittadella, ma così come non ha fatto bene tutta la squadra. E poi è andato in nazionale, ha avuto dei problemi fisici, quindi quando è ritornato è stato male, ha avuto 2 o 3 giorni di febbre e quindi non ha saltato le ultime 2 gare. E Monachello è un giocatore del Bari, è un giocatore che farà bene e sta lavorando per cercare di portare una condizione, stiamo cercando di portare una condizione ottimale, è normale che se torni poco la condizione ottimale fa un po' più fatica a prenderla, ma sta lavorando con impegno per diventare utile a
a questo pari, perché ha tutte le qualità e le caratteristiche. Pronto. Ti rispondo subito che sarà un pari formato Cesena, nel senso che non proprio la stessa formazione di Cesena, ma cambierà poco rispetto a quella gara. E noi rispettiamo il Benevento, e non perché ha battuto il Verona o sta ottenendo risultati importanti, è una squadra che non ha messo. Rispettiamo il Benevento perché rispettiamo tutte le squadre che giocano su di noi in casa o fuori. Quando dicono che dobbiamo pensare agli avversari, ci dobbiamo pensare. Non dobbiamo pensare al discorso di recuperare punti alla prima classifica in questo momento, nel senso pensiamo a noi, pensiamo a fare i punti possibili, che sicuramente un passetto falso lo fanno anche gli altri. E abbiamo visto il Benevento, hanno delle buone qualità, dobbiamo cercare di non farli sfruttare le loro qualità, che sono quelle di una squadra molto compatta, organizzata, che ha delle buone individualità in avanti, e dobbiamo pensare a noi che altrettanto abbiamo delle buone qualità in difesa, a centrocampo, in attacco e in panchina. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Giocheranno sicuramente quei giocatori magari che hanno fatto molto bene con il Cesena, quindi secondo me a livello fisico la squadra starà bene, perché non abbiamo, con il fatto che abbiamo cambiato 5-6 elementi, sfruttato le energie di tutti, quindi 5-6 giocatori che riposeranno, ma non è sempre lo stesso discorso del turno, perché comunque hanno fatto bene con Cesena, e chi ha giocato con la Ternana ha fatto bene. E quindi non sarà una bruciatura per quelli che non partiranno da terzo incontro. In particolare può esserci qualche cambiamento in porta, ritorna Micali, conviene confermarci qua? Allora, discorso portiere, faccio un discorso in generale. Noi abbiamo tre ottimi portieri, dove la gerarchia io ce l'ho solo sul terzo portiere, che è Cori, ma solamente perché è un giovane portiere e davanti a lui ha un grande futuro, perché poi abbiamo due portieri titolari, dove uno lo conosciamo un po' di più perché è Micali, che ha fatto le prime quattro prestazioni giocando benissimo, e abbiamo un altro ottimo portiere, che è Chansu, che è stato impiegato solamente nella gara di Terni, che è stato impegnato pochissimo, quindi non lo possiamo valutare. E secondo me il ruolo del portiere è l'unico ruolo dove non ci deve stare la competizione. E è l'unico ruolo dove non ci deve stare il timore di dover sbagliare, perché è un ruolo talmente delicato che è un ruolo che deve trasmettere fiducia alla squadra, e se per primo il portiere non è sereno, non è tranquillo, secondo me non riesce nel compito di trasmetterla. E io non devo creare la competizione. Non devo creare la competizione, perché in tutte le squadre del mondo c'è il primo, il secondo e il terzo portiere. Logicamente non è che il primo si deve sedere perché giocherà per tutta la vita, però deve esserci un ruolo ben definito, mentre in tutti gli altri ruoli la competizione serve, perché se molli due allenamenti c'è l'alternativa. Nel ruolo del portiere serve la gerarchia, e io questa gerarchia la devo creare. Non devo far scendere, secondo me, i miei portieri in campo con il timore di sbagliare, perché se sbagli una partita, la volta dopo gioca quell'altro. E se quell'altro poi sbaglia la partita, la volta dopo ancora gioca quell'altro. Quindi abbiamo due portieri fortissimi. Io ho i dubbi su chi è più forte. Per togliere questi dubbi io gli devo far fare, non dico delle partite bene precise, ma gli devo dare... avere la possibilità di mettersi in mostra tutti e due. Quindi li farò fare portieri, fino a quando deciderò quale sarà la gerarchia, gli dovrò far fare 3-4 partite a testa, dato che sono tutti e due fortissimi, e faranno gruppi di 3-4 partite fino a quando io deciderò chi sarà il titolare. Lì andrò a creare la gerarchia. Quindi, okay? Però devo avere bisogno di valutarli, di vederli, ma questo lo dico per il bene mio, della squadra, ma soprattutto per il bene loro, perché un portiere che scende in campo e l'alternativa, tra virgolette, è forte quanto lui, se sbagli un'uscita, se prendi un gol e fai un errore, è molto probabile che la volta dopo giochi quell'altro.
quell'altro scende in campo e sa che all'alternativa è comunque un portiere forte, sbaglia un'uscita, sbaglia una parata e riviene messo fuori, e diventa che avremo due portieri insicuri, e io non devo avere due portieri insicuri, io ho due portieri forti che gestirò nelle prossime 16 partite, quindi arriveremo al girone di andata facendogli fare blocchi da 3-4 partite ciascuno. A prescindere dal rendimento, se no dopo ridiventa il discorso della competizione, a prescindere dal risultato, a prescindere dal rendimento, io farò questa scelta qua. E ne ho parlato logicamente con i miei collaboratori, ne ho parlato con il collaboratore dei portieri e mi metto nella testa dei portieri. Magari c'è quello che salterà le prossime 3-4 partite e che sarà un po' più triste, no? Di quell'altro che giocherà, e poi viceversa dopo le 4 partite che giocherà uno e l'altro, ma l'obiettivo è lavorare loro anche nel momento che non faranno quelle 3-4 partite, lavorare con intensità, perché poi dopo toccherà il turno loro. Quindi il mio interesse è quello di creare la gerarchia, non devo creare la competizione, per creare la gerarchia tra portieri, che è fondamentale, devo vederli alla prova tutti e due con un blocco di 3-4 partite, perché se vado a fare una partita, non riescono a trovare quello che mi serve, non riesco io a trovare quello che mi serve. Facendo blocchi da 3-4 partite, al di là della prestazione, al di là del risultato, io magari non alla 21esima, magari alla 15esima, magari alla 16esima, magari alla 14esima giornata, avrò ben chiaro quello che sarà il mio portiere titolare, che ciò non toglie che poi verrà comunque poi messo in discussione se ne sbaglia però 3-4 di partite, non se sbaglia una gara. E poi se a gennaio si decide il portiere titolare, perché per il bene del Bari, per il bene mio, per il bene della squadra, e il secondo portiere non sarà contento di essere secondo, dato che è gennaio, e faremo in tempo ad accontentarlo, faremo in tempo ad andare a scegliere un altro. Ma io che ero cambiato logicamente anch'io, è stata una cosa che mi ha fatto piacere vederla, l'allenatore vedere la squadra e comunque prendere un punto, che fuori casa comunque il punto non è mai da buttare, e vederli lì sbattere gli scarpini e arrabbiarsi mi ha fatto molto, molto piacere, perché vuol dire che la mentalità è quella giusta, nel senso che dobbiamo cercare sempre di provare a vincere le partite. Il fatto che giochiamo dopo 3 giorni, non so dirti se è un bene o un male, a me più partite facciamo più sono contento, perché più vado a provare emozioni, a fare scelte che è il mio lavoro, quindi mi appassiono per quello, anche se la parte degli allenamenti è fondamentale. Noi dobbiamo cercare il massimo domani per far sì che il punto che abbiamo preso a Terni abbia un significato, nel senso vincendo domani tu mantieni una buona tabellina di marcia. Se domani dovessi conquistare i 3 punti, parleremo magari dei 2 punti sprecati a Terni, però è sempre lunghissima la strada e non dobbiamo farci perdere sempre dalla fretta del risultato, giocare per vincere ma sempre con l'ordine, sempre con l'equilibrio, noi in campo, voi con la penna e i nostri video ma sono contento, perché comunque Peppe sta correndo, sta facendo cose che magari in passato non aveva fatto, è normale che dando una mano, rientrando e muovendoti e creando spazi per i compagni, è normale che calano un po' le possibilità di far gol, ma io ripeto sempre che a me quello che interessa è vincere le partite, non che facciano gol gli attaccanti. A oggi ha segnato solo Maniero, ma abbiamo avuto anche diverse occasioni in diverse partite con Affedato, con Furlan, con lo stesso De Luca, con Brienza a Vicenza, quindi le occasioni ci stanno capitando, è solo un pizzico di cinismo, un pizzico di fortuna che ci sta mancando, perché ripeto, quando il problema sarebbe quando le crei proprio l'occasione da gol, allora lì c'è da cambiare qualche sistema magari di gioco, qualche movimento. Quando comunque alla fine dei conti io mi ritrovo con o i miei attaccanti o i miei esterni o i miei difensori con 4-5 palle gol nitide a partita, quello che ci è capitato a noi nelle partite precedenti, io non sono preoccupato perché mi arrabbierei con gli attaccanti se vedo che davanti alla porta non sono spietati, cioè se vedo che uno invece di calciare forte va a fare uno scavino, va a fare un colpo di tacco, allora lì vado
a gridargli dentro l'orecchio, a dirgli a me interessa che segui, se poi tiri in ginocchio o tiri di effetto, a me non mi interessa. Dato che non è che noi gli errori che abbiamo fatto sotto porta sono stati fatti per errori di sufficienza, ma solo per imprecisione o per bravura del portiere avversario o per sfortuna, dobbiamo continuare a lavorare così e magari cercare, magari capiteranno quelle partite dove al primo tiro fare gol, oppure capiteranno anche a noi le partite che vinceremo 4-5-0, 5-1, perché magari all'improvviso non è che ci siamo svegliati e siamo diventati forti tecnicamente sulla precisione al tiro. No. Sapete quando a volte uno dice manca il gol e riparte, ecco, in questo momento ci sta mancando la fase realizzativa, ma le occasioni stanno. Sì, no, ma l'ho detto, una squadra organizzata, una squadra che fino ad oggi non ha mai perso, come dico spesso quando incontriamo le squadre che non hanno mai perso, faccio sempre una battuta ai ragazzi, non hanno mai perso perché non hanno mai giocato contro di noi. Quindi l'ho anticipata a voi, la rifaccio alla squadra, nel senso che è vero, stanno bene, hanno fatto risultati importanti, vengono da due pareggi sofferti, hanno delle buone qualità, sono una squadra organizzata, sono una squadra che si difende bene, riesce anche a volte a essere alta nell'andare ad attaccare, quindi anche nell'andare a pressare quelli che sono. Tutto dipende da come portiamo dalla parte nostra gli episodi. Se gli episodi li portiamo dalla parte nostra, che riusciamo ad andare in vantaggio, sicuramente vedremo un elemento magari che cercherà di aprirsi un po' di più e di conseguenza dovremo essere bravi lì a chiuderci e a ripartire in contropiede per chiudere i risultati. E Moras sta lavorando con più intensità con il preparatore atletico, molto probabilmente la prossima settimana dovrebbe cominciare a lavorare con la squadra sperando di portarlo a Brescia. E una notizia di adesso, non sta benissimo di Cesare, ha un po' di fastidio muscolare, molto probabilmente non farà parte della partita, perché a fine gara con la Ternana ha sentito un po' di fastidio sul flessore e ieri ha fatto pochissimo, l'altro ieri ha fatto niente, oggi non sta così bene da dire che domani potrà scendere in campo, e non voglio neanche io correre il rischio di perderlo magari per il prossimo mese, e non voglio correre il rischio di perderlo dopo mezz'ora. Il problema è fare un cambio, sì. L'abbiamo valutata già da ieri, adesso ho parlato con il ragazzo e vorrebbe pure lui, ma non vogliamo rischiarlo, perché o se gioca di si fa male di perdere un mese e mezzo, 2 mesi di giocatore, o di perdere una sostituzione dopo quindi possiamo correre questo rischio. Ci stanno tutto le alternative, abbiamo o gioca Cassani al centro e per la sinistra, o gioca Capradossi e Cassani a sinistra. Io sono molto soddisfatto di come stanno lavorando gli esterni e a livello di atteggiamento, a livello di impegno, a livello di concentrazione. Fanno tutto ciò che gli viene chiesto per quanto riguarda, con impegno per quanto riguarda la fase di copertura. Se questo Bari sta soffrendo pochissimo, dove ci tirano veramente poco in porta e da lontano, siamo una di quelle squadre che ha subito pochissimi tiri in porta dentro l'area, perché qualcuno calcia da fuori area, è normale che a volte lo concede. Questo merito va non solo logicamente alla difesa, ma va anche agli esterni che rientrano sempre in area, anche sui cross, a dare una loro copertura. È un discorso secondo me di fisico. Riusciranno a fare tutte e due le fasi bene. Quindi per ora sono soddisfatto e tanto del lavoro che stanno facendo in fase di copertura. È normale che se io sto a livello fisico da 1 a 10, sto 7 e faccio quel lavoro di fase di copertura, non riesco poi a esprimermi al massimo in fase offensiva. E quando arriverò a 10 a livello fisico riuscirò a fare tutte e due le cose. A me in questo momento è importante che riescano a fare quello. Quando saranno meglio fisicamente riusciranno a fare bene tutte e due le fasi. Posso anche dire, se voglio essere più offensivo ancora, ai due esterni rientrate meno, state sempre larghi. E non so se vale la pena, nel senso che magari cominci a subire conclusioni, a subire cross e poi magari la squadra avversaria si chiude e poi pure se tu tieni sei attaccanti davanti diventa difficile fare gol. Quindi noi dobbiamo essere una squadra equilibrata, attaccare in 4-5 uomini, 6,
e difendere in 4 o 5 uomini ogni volta. Poi dipende dalla squadra avversaria come è messa. Se la squadra avversaria, quando tu stai attaccando, rientrano in 10 dentro la propria area, io attacco con 9 giocatori, 10 giocatori, e dietro lascio 2 giocatori contro un attaccante. Se la squadra avversaria ne lascia 3, io devo difendermi almeno con 3 difensori, non ne voglio 6, quindi in quel momento vai a fare un po' di più la fase offensiva, pensando sempre che può non andare a buon fine. Noi dobbiamo sempre ragionare che la fase offensiva va fatta con 5, 6, 7 giocatori, però pensando che non va a buon fine, quindi ci potrebbero essere ripartenze della squadra avversaria. E come avete visto voi in queste partite qua, di ripartenze ne hanno fatte pochissime, perché siamo sempre attenti a prepararci, a metterci in modo tale che la squadra avversaria non riesca a ripartire in contropiede. Insomma, su 5 partite penso che abbiamo concesso 1/2 contropiedi, cosa che è importante perché rimane sempre in partita. Insomma, è capitato solo con il Cittadella, perché dopo un mattino ci siamo minacciati e è venuto il gol del contropiede, l'abbiamo visto, l'abbiamo analizzato, e noi non dobbiamo mai prendere il secondo gol per sbilanciarci, dobbiamo rimanere sempre, dobbiamo essere più spietati sia quei 5-6 giocatori che vanno ad attaccare la porta, e ci stiamo lavorando, ma poi pensiamo sempre alle caratteristiche, cioè ci sono quelle squadre che hanno proprio caratteristiche di giocatori che sulle palle native sono formidabili e magari perdono in altre situazioni. E dobbiamo fare meglio sia chi batte, sia chi va dentro, sia chi va dentro. Devo essere più furbo, devo essere più scaltro, non mi devo far fare i blocchi, devo essere. Ogni giocatore, io dico sempre, ogni giocatore che va a colpire, che va a saltare in aria, ognuno di loro deve pensare questa la prendo io. L'altro deve pensare questa la prendo io, questa la prendo. 5-6 giocatori, ognuno deve ragionare in questo modo, e molto probabilmente vai più a cercare la palla. È normale che questo poi non deve creare che ognuno va a cercare la palla e diventa che vanno 5 giocatori in mezzo insieme. Però dobbiamo migliorarci molto, perché le partite si vincono su calci piazzati. Noi, portando esempio in passato, l'anno che abbiamo vinto abbiamo fatto 11 gol su palle native intendono calcio d'angolo e punizioni tre quarti, mai una punizione diretta a far gol sopra la barriera, perché non avevamo, diciamo, quella caratteristica, ma 11 gol tra calcio d'angolo e punizioni da tre quarti è tanta roba, e subiti pochi. Il discorso esterni, hanno fatto bene Martino e Fedato, come hanno fatto bene anche Ivan e Furlan con il Cesena. Quindi ho veramente in quel ruolo 4 titolari, poi sappiamo benissimo che c'è sempre Boateng che può fare quel discorso. A volte a partita in corso te lo può fare Castrovilli, un po' più offensivo, te lo può fare Brienza, un po' più offensivo e meno di copertura, te lo può fare Valiani, un po' più di copertura e meno offensivo, quindi sugli esterni siamo tantissimi. Sto cercando anche lì di ruotare il più possibile, fino a quando poi mi accorgo che avremo 2 esterni che come gerarchie saranno i titolari, e andrò a cambiarli poche volte. Però devo vedere, valutare. Martino, per dire, con Cittadella non aveva fatto una buona partita d'esterno, con la Terrana ha fatto un'ottima partita d'esterno.